Ehi la ciurma! Io sono Mazzo Testa e benvenuti in questo nuovissimo video! Ci sono dei fiori. I fiori! E questa intro era dedicata a The Italian Sketcher, visto che voleva vedere tanto le giungle. Ecco qua la nostra giungla. Ma comunque, questo è un primo episodio di una serie che non so se sarà una serie, però ci stava, su consiglio sempre di The Italian Sketcher, che ringrazio, diciamo, per la sua attività recente sul canale e per i consigli che ha dato. E questo, come avrete visto dal titolo, sicuramente è uno spotlight, diciamo, di una mod di Mindtest. Per questo episodio tratteremo la mod che si chiama Inventory Tweaks, la versione 2.0 beta dell'utente che si chiama Blockman. La trovate sul forum di Mindtest, metterò il link in descrizione e se per caso me lo dovessi dimenticare, beh, potete ricordarmelo. Comunque si trova, è una tra le ultime, diciamo, da ora come ora nel forum. È una mod molto comoda che riguarda, appunto, se voi conoscete un po' Minecraft, l'inventario, Inventory Tweaks, appunto, già dall'idea. Adesso prenderò un po' di blocchi così a caso, giusto per farvi vedere un attimo il funzionamento di questa mod. Allora, questa mod, come potete vedere, adesso apro l'inventario, siamo sulla 0.4.12. Aggiunge tre pulsantini là in alto. Adesso disordino un po' il mio inventario, come succede normalmente a tutti noi quando giochiamo, no? Magari bisogna fare dei crafting eccetera eccetera, si mette tutto in disordine. Ci sono tre pulsanti. Allora, il primo è quello di mettere in ordine tutti gli oggetti e farli in ordine ascendente. Questi invece li ordina solo ascendente e discendente, quindi forse non li mette insieme. No, infatti, così li mette tutti in ordine ascendente, in modo per ID, diciamo. Questo ha un ID più basso, questo ha un ID più alto della Dirt e questo ha un altro ID, quindi sono vicini come ID, cioè vanno in ordine progressivo di ID del blocco, e così invece in ordine discendente, e tra l'altro va alla fine dell'inventario, verso la fine dell'inventario, il che è molto comodo anche se per esempio uno vuole pulirsi la hotbar qua dallo spazio occupato da oggetti che non servono in quel momento, no? E poi c'è quest'ultimo qua invece che li mette tutti insieme, li mette in ordine ascendente, poi se uno li vuole in ordine discendente è semplicemente da fare così. E questa è una, oltre ad essere una grandissima comodità, sta diventando notte e io non sono in creative, quindi papapero, andremo qua sopra magari che c'è un po' più di luce, si spera. Stupido, non ho neanche la mod dei light, non ho un cavolo di niente per poter agire. Comunque spero che riusciate lo stesso a vedermi. Io adesso ho, no aspetta, facciamo così. Io ho solo un blocco di dirt nell'inventario perché ho quasi finito il mio stack. Poniamo a caso che questo sia un altro stack. Piazzo la mia dirt e puff! C'è il refill degli oggetti. Cioè, quando viene piazzato l'ultimo oggetto di uno stack che si ha nella hotbar, viene automaticamente spostato dall'inventario un altro stack dell'oggetto in questione, del blocco in questione. E lo stesso vale anche per gli oggetti craftabili, tipo un'accetta in legno. Se per caso noi avessimo un'accetta in legno, adesso vediamo se riusciamo a farcene due. Sì, che ce ne facciamo due. Ci avanza anche. Facciamo tipo due accette in legno, no? Così. Una ce l'abbiamo nell'inventario e l'altra ce l'abbiamo di scorta, no? Capite spesso magari uno all'inizio del game, quando non ha ancora oggetti di diamante o comunque di oggetti di lunga durabilità. Tra l'altro mi è tornato il suono, l'audio, non so come mai, il sonoro adesso si sente. Forse perché ho cambiato la versione, forse era un bug, non lo so, forse perché qua non ci sono le altre mod. Effettivamente questo qua non ci sono le altre mod là, quindi no, qua non prende danno. Vabbè, qua ci perdo una vita, quindi direi che potete anche fidarvi di questo fatto. E niente, tra l'altro oltre a questo ci sono due grandi comodità, che sono le prime cose che mi sono venute in mente in realtà affrontando la mod e quando mi sono dovuto documentare sull'argomento.
Una è se il fatto che questo configura anche le ceste o comunque gli inventari esterni, diciamo, al giocatore, come possono essere le fornaci piuttosto che vari tipi di ceste, no? Oppure nella Technic sapete che ci sono vari tipi di oggetti che hanno un inventario proprio, come i cestini o altre cose così, no? Forse il cestino della Pipeworks. Comunque, vabbè, ci siamo capiti, no? Qua ci perdo la vita. E fidatevi che quando finisce questa accetta, oltre ad avere un suono di rottura dell'oggetto che è stato aggiunto dalla mod, molto carino secondo me, preso proprio ispirato da Minecraft, ma è tutta una mod ispirata alla mod che ha lo stesso nome, che è per Minecraft, appunto aggiunge un suono di rottura che secondo me è molto carino, fa molto... rende molto l'idea, poi uno se ne rende conto senza guardare la hotbar. Cos'è qua? Ha della sabbia? LOL. Stavo dicendo che invece è solo per l'inventario del giocatore, nel senso nelle chest non appare questo tipo di... adesso vi posso far vedere perché abbiamo del legno. Non appare questo tipo di pulsanti, invece è caratteristica soltanto dell'inventario del giocatore. Vedete, non c'è nessun pulsante, infatti per quello possono essere utili tipo le chest della Technic, che appunto hanno un sistema di sorting integrato, non quelle di legno, diciamo quelle più avanzate, però sì. E uff, tutto in ordine. Ah, l'accetta non consumata ha un ID più basso dell'accetta consumata, interessante saperlo. E l'altra domanda appunto che mi ero subito chiesto e che probabilmente vi chiederete anche voi affrontando questa mod, cioè scoprendo questa mod, è se il fatto se supporta altri tipi di inventario, perché noi abbiamo questo inventario qua, ma ci sono altri tipi di inventario differenti, tipo quello che io utilizzo nella serie principale è differente, perché è l'Unified Inventory di Little Bad Angel. E Blockman ha garantito la compatibilità sia per gli Unified Inventory di Real Bad Angel che per la 3D Armor, che è una mod di STU che io non utilizzo nella serie principale, ma che aggiunge delle armature. Io non la utilizzo nella serie principale semplicemente per il fatto che non ho fonti di danno serie, diciamo, oltre al danno da caduta o al danno da annegamento non ho altre fonti di danno, perché ho disabilitato, cioè avevo dei mob ma adesso non ci sono. Però comunque funziona su tutti e due gli inventari. E la compatibilità è garantita garantita per la 0.4.12, ma dalle prove che sono state fatte non dovrebbe comportare problemi anche con la 0.4.10. Quindi io direi che dalla 0.4.10 in poi si può utilizzare questa mod. Questa era una mod molto semplice, giusto per farvi vedere un po' questo tipo di video un po' differente. Io spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciatemi un mi piace qua sotto. Se volete vedere altri video del genere, oltre a chiederlo nei commenti, iscrivetevi per restare sempre sintonizzati. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!